Europa che deve anche dare una risposta in qualche modo sul fronte migratorio, un'emergenza che si è ancora di più acuita dopo la pandemia e con la guerra in Ucraina, dai ministri dell'interno di quei paesi che si affacciano nel Mediterraneo e che si incontreranno a partire da domani a Venezia. Arriva una richiesta di cambiare i flussi migratori che tengano conto proprio del cambiamento della realtà. L'arrivo dei migranti continua, la notizia è di poco fa, questa mattina alla ONG Sea-Watch ha soccorso 49 persone che si trovavano su un golmone in difficoltà, adesso si trovano sulla nave e sono curati dai volontari dell'organizzazione non governativa. Quel decreto flussi va modificato, ampliato, adattato alle nuove crescenti esigenze dei vari settori dell'economia in crisi per effetti di guerra, pandemia e in piena recessione demografica. In pratica devono essere ampliati i canali d'ingresso legali dei lavoratori stranieri in Italia, dai braccianti alla manodopera specializzata. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese parla di immigrazione alla vigilia del vertice di Venezia con i colleghi dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Italia, Spagna, Cipro, Malta e Grecia, un'emergenza che si muove su più fronti, a partire dai lavoratori stranieri che non bastano più. Coldiretti avverte che mancano 100.000 lavoratori stagionali nelle campagne. C'è poi l'emergenza dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina e dei migranti mossi da fattori economici e climatici che premono sempre più numerosi alle frontiere est e sud dell'Europa. Un flusso, dice Lamorgese, che non può essere fermato ma va governato col coinvolgimento e il contributo di tutti i paesi dell'Unione, come è accaduto con gli ucraini in fuga dalla guerra. La responsabile del Viminale sollecita a Bruxelles una risposta solidale, urgente, unitaria, perché la guerra in Ucraina farà aumentare le criticità. L'Europa senza una risposta coordinata non può affrontare un fenomeno così complesso e strutturale come quello migratorio, a cominciare dalla necessità di sbloccare al più presto il grano fermo nei porti del Mar Nero. Bisogna agire in fretta, dice la ministra, altrimenti ci troveremo di fronte a un'emergenza umanitaria con una crescita dei flussi migratori verso il Mediterraneo. Sono già aumentati, dice Lamorgese, gli sbarchi negli ultimi due mesi. Dall'inizio dell'anno sono quasi 19.000 gli arrivi, 4.500 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Finita in Italia l'emergenza sanitaria, il governo sta smobilitando le navi quarantena. Delle 5 originarie ne sono rimaste in funzione solo 2 che tra pochi giorni concluderanno la loro missione per tornare ad occuparsi di turisti. Le operazioni sanitarie per chi sbarcherà in Italia verranno svolte a terra.